Venerdì 29 gennaio 2016 al Teatro Il Progresso di Via Vittorio Emanuele a Firenze si è conclusa da pochi minuti la rappresentazione di Donne Nascoste, ovvero ritratti di vita in bianco e nero. Lo spettacolo è stato preceduto dalla presentazione dell'omonimo libro scritto da Barbara Martini, che vedete al mio fianco, con un mazzo di fiori che le è stato porto poco fa dal pubblico, che era numerosissimo e ha sottolineato le esibizioni delle 7 protagoniste che vedete raccolte qua sul palco con calorosi e ripetuti applausi. Accanto a me, e oltre a Marta, anche il regista dello spettacolo, che ora ovviamente lo presenterà ai nostri telespettatori, di questa rappresentazione, che oggi ha visto la sua prima assoluta. Proporremo una sintesi, un'ampia sintesi ai nostri telespettatori. Poi consigliamo di seguire la programmazione, perché la seconda rappresentazione sarà domani, ma i nostri telespettatori non saranno in grado di essere informati di questo. Ma penso che la compagnia Il Segnalibro, della quale fanno parte sia l'autrice che le attrici che vedete sul palco e ovviamente anche il regista, vi informeranno attraverso i mezzi di comunicazione delle prossime rappresentazioni. Intanto parliamo dall'antefatto, cioè la presentazione che si è tenuta qua al Circolo del Progresso dalle 19 fino a pochi minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Vorrei subito sapere da Barbara, che i nostri telespettatori ricorderanno come cantante jazz, l'abbiamo proposta anche in alcuni servizi, accompagnata al pianoforte da suo padre Moravio Martini, che è un ben conosciuto pittore, scultore, ma anche musicista jazz. Quindi per molti sarà una sorpresa stasera conoscerti sotto un'altra veste. Come si differenzia la Barbara Martini cantante dall'autrice di un testo, possiamo dire drammatico, anche se non drammaticissimo, ma insomma. Ma si differenzia dal fatto che in realtà la matrice dell'arte è sempre la stessa, cioè è il desiderio di far emozionare gli altri mentre ti emozioni, quindi il poter far fruire gli altri di un sentimento che ti ha particolarmente toccato. Io amo molto la musica, però il descrivere anche ciò che provo, ciò che la mia macchina da presa interiore vede, no? I movimenti di questo magma interiore così profondo, mi dà moltissima gioia. Allora, intanto ricordiamo ai telespettatori che il libro si compone di 22 ritratti, mentre quelli estrapolati dal testo da Fulvio Ferrati, regista dello spettacolo, sono solo 7, li ha scelti lui, quindi sarà lui a spiegare ai nostri telespettatori il perché di questa selezione. E come nascono questi 22 ritratti? Questi 22 ritratti sono quasi tutti ispirati a delle persone vere, cioè a delle donne vere che mi hanno raccontato la loro storia o che semplicemente io ho ritratto per come io vedevo la loro storia, quindi la mia percezione e anche il loro racconto, certe volte anche dei personaggi che ho incontrato in tram oppure sulla metropolitana, personaggi che mi hanno particolarmente colpito per dei particolari, no? Quindi questo entrare nella vita degli altri, però sempre in sottovoce, in punta di piedi. E qual è il filo rosso che lega queste 22 storie al femminile? Il filo rosso è un viaggio dalla potenzialità del femminile di poter entrare nel mondo e far fiorire i propri talenti, fino alla concretizzazione di questo. Quindi un viaggio dal talento interiore alla realizzazione. Nella interiorità c'è tutto questo vissuto, questo monologo interiore che si svolge tra noi e noi, fondamentalmente. Quindi per prima di arrivare al mondo, in qualsiasi forma, no? Ha bisogno di un lungo viaggio, di un lungo lavoro interiore, soprattutto di autostima, ed è questo il fulcro. Cioè la donna, ho voluto descrivere figure di donne che comunque vivono la casa o comunque la dimensione propria della chiusura un po', della limitazione, che almeno loro percepiscono così, fino a quando possono pensare di lasciare tutto questo per arrivare a un'idea di
realizzazione. Ecco. Io ho descritto però la casa, quindi l'idea del femminile che pensa. Allora Barbara, rimandiamo a un approfondimento su questi personaggi femminili alla lettura del libro. Vi ricordo il titolo è Donne nascoste, l'introduzione del volume di Teresa Bruno, la postfazione di Giulia Spagnesi che stasera era qua presente al Circolo del Progresso, l'editore è Infinito, quindi lo troverete nelle librerie e potrete conoscere anche gli altri 15 personaggi che esulano da questa messa in scena. Fulvio Ferrati è un cognome importante per quanto riguarda il teatro. Non so se c'è una parentela con la grande Sara Ferrati, ma insomma. Se nessuno va a controllare, posso dire che è mia zia, però non lo è. Però vabbè. Allora, tu hai curato sia la regia che l'adattamento, quindi come hai selezionato, hai scelto queste sette perché ti hanno coinvolto più di altre che sono comprese nel libro? Perché quando ho letto il libro, anzi, non era ancora un libro, erano fogli. Stampati, ma fogli, non... così sono andato a sensazione, alcune cose le ho trovate proprio belle, altre un pochino più lontane, allora con Barbara abbiamo deciso di fare, da mettere in scena praticamente queste cose qui. Bisogna dire che il libro non è scritto per, non sono monologhi teatrali, e quindi un minimo, anche se chiaramente Barbara giustamente... avendole scritte io ogni tanto gli tagliavo dei pezzettini e lei giustamente protestava perché è come levargli una falange giustamente, però ce l'abbiamo fatta, ora non ha quasi più dita, però ce l'abbiamo fatta lo stesso. Tu hai sottolineato mirabilmente, come evidenziavano alcuni spettatori alla fine dello spettacolo, la drammaturgia con un impianto di illuminazione che portava lo spettatore a immedesimarsi in questa interiorità dei personaggi e con le musiche. Sì, è chiaro, fare uno spettacolo che potesse reggere l'attenzione solamente con dei monologhi, anche se intensi, anche se interessanti, era abbastanza difficile. Non avevano, tra l'altro, come dire, un'unione, non era una storia che viene raccontata, quindi i monologhi sono veramente di sette donne diverse, non è la vita di una che viene presa in più momenti. E quindi un modo, mi sembrava interessante, era di quelli di creare un ambiente diverso per ogni donna, e quindi aiutate con un passaggio musicale all'inizio e con delle luci adeguate. Insomma. Grazie a Fulvio. Allora vorrei che ciascuna delle sette protagoniste si presentasse ai nostri telespettatori e chiosasse un po' il personaggio che è stata chiamata ad interpretare. Sì, io sono Chiara Ciofini e ho interpretato Teresa. Una donna che praticamente rivede un suo ex fidanzato dopo molto tempo. Lui fa un po' l'indifferente perché ovviamente è con la nuova, sì, è con la nuova compagna, e quindi diciamo che racconto le sensazioni che mi provoca questo incontro e per finire poi ripensando anche al nostro passato insieme, quello che è stata la nostra storia, ecco. Bene, passiamo a un'altra protagonista che è... Rossella Magnolfi, interpretavo la donna che subiva violenze domestiche. Personaggio di grande attualità, sì, purtroppo. Sì, assolutamente, e che proprio per questo si è preclusa anche la nascita di un figlio. E quindi molto molto attuale, molto molto drammatica. Sicuramente Barbara è stata brava a cogliere l'intensità del dolore che probabilmente prova una donna in queste condizioni. Io fortunatamente lo saprei. Sono Anna Collazzo e il mio personaggio vive un po' dentro una nuvola, dove una radiografia, un esame la mette un po'. Infatti, fra parentesi, l'autrice ha messo psichiatrica, quindi anche un po' pazzerella, un po' fuori. Io sono Chiara Rossi e interpreto Anna, che è una barista che nei ritagli di tempo fa la cartomante e attraverso la lettura dei tarocchi in realtà alimenta, diciamo, le speranze altrui e si ciba della felicità degli altri in una dinamica, diciamo, di dare e avere. Bene, velocissimamente passiamo a...
Io, Eleonora Cappelletti, il mio monologo parla di una sognatrice teledipendente che si rifugia nel mondo della televisione e delle fiction per vivere la vita che vorrebbe. Ecco, riguardo a quello che diceva prima Barbara, i talenti inespressi, la voglia di sognare e di esprimere finalmente la propria personalità e il proprio potenziale. Il mio è anche il monologo di chiusura, quindi dà un po' uno sguardo alla possibilità che domani finalmente tutto possa essere finalmente diverso. Speriamo. Speriamo. Io mi chiamo Rosetta Ranaudo e interpreto Caterina, che è un'alcolista, e a questa donna è scappata la vita, è andata via, non ha trattenuto. E niente, è rimasta in una sorta di infantilismo, ma soprattutto si rende conto di cosa ha perso. Ma, come dire, a un certo punto se ne rende conto, però non... è stupita, ecco, una donna stupita. Lapidaria definizione. Marta Martini, i nostri telespettatori di lungo corso la ricorderanno nel mondo della danza, è stata per tanti anni ospite delle nostre trasmissioni, poi l'avevamo un po' persa di vista, stasera ti ritroviamo come attrice. Allora, io ho interpretato Lola, che è una mamma di un ragazzo in carrozzina che non si muove e non parla. E lei vive in questo silenzio, ma con suo figlio riesce comunque a comunicare, perché lui, nonostante tutto, appunto questi occhi, questa gioia che gli viene fuori dagli occhi, e lei davanti a questa cosa tutte le volte si commuove e respira appunto quest'aria sua di questo figlio. E vive l'aria, la respira e respira suo figlio. Finisce così, infatti. A questo punto non ci rimane che passare la linea alla regia per un breve omaggio a ciascuna delle sette protagoniste dello spettacolo, della loro interpretazione. Vi ricordo però che la nostra emittente ha registrato integralmente lo spettacolo e quindi chi vorrà rivederlo anche in video potrà mettersi in contatto con la compagnia Segnalibro. Vorrei che Barbara magari ci suggerisse un indirizzo mail, un sito, qualcosa, o un contatto dove i telespettatori interessati anche allo spettacolo potranno contattarmi. Sì, allora sul mio sito, che è www.barbaramartini.com, potete trovare tutte le indicazioni della compagnia, del teatro, delle prossime manifestazioni che saranno fatte. Io volevo solamente esprimere tutta la mia gioia, la mia gratitudine veramente a Fulvio, a Marta, mia sorella, però a tutte queste ragazze che hanno partecipato, perché è stato veramente un parto collettivo fatto con grande amore e io sono tuttora molto commossa. Grazie veramente a tutti. E noi le ringraziamo, io personalmente come spettatore, regalando ai nostri telespettatori un piccolo grande omaggio della loro interpretazione in una sintesi che concluderà il nostro servizio dal Teatro del Progresso di Firenze. I miei occhiali! Avete visto i miei occhiali? Dove sono i miei occhiali? Non c'è verso, non ci riesco, non riesco a farmi venire in mente dove ho messo gli occhiali. Eppure non lo so, a volte che cosa mi galoppa nel cervello. La mia amica Grazia dice che è colpa degli ormoni, che non arrivano più a tutte le parti del corpo dopo una certa età. Dice che appassiscono come i fiori d'autunno e questo fa male anche alla pelle. Tutto casca. È come se la forza di gravità si fosse raddoppiata in questi ultimi 10 anni. Dovevi dirglielo. Dovevi dirglielo. Dovevi dirglielo. Dovevi dirglielo. Dovevi dirglielo. Dovevi dirglielo. Gliel'ho detto e basta! Perché anche i carabinieri avrebbero creduto a lui, al suo fare elegante, gentile, avrebbero guardato a me, al mio grembiule sporco, al mio viso pieno di rabbia, di disperazione, al mio sguardo terrorizzato come al corpo di una pazza da internare.
Non avrebbero saputo mai il peso delle sue parole. Il suo sputare veleno per un grammo di sale in più nella minestra. E la sua gelosia immaginaria. La colpa per aver sorriso troppo in uno dei suoi momenti bui. No, non l'avrebbero saputo mai. Dopo 20 anni, sempre la stessa emozione. Questo intruglio di passione e voglia di uno ieri morsicato dagli anni è arrivato in questa festa improbabile, su un prato di campagna ornato da eleganti fili abbracciati agli alberi, da cui pendono 3 lampadine improvvisate, come lampioni poveri per farfalle notturne alla ricerca d'affetto. 50 persone, delle più diverse provenienze, si aggirano da circa un'ora sulla grande tavola imbandita. Il tramonto languido dell'agosto ora lascia il posto ai fuochi da bivacco. La sua gioia mi stordisce sempre. La sua gioia mi trasforma ogni attimo. Fa come il mulino con il grano. Passa al vaglio tutte le parti più grossolane di me, fino a stritolare il superfluo e a lasciare nell'aria solo odore di pane fresco. Un vaglio lento, come la ruota del tempo, ma profondo, come la neve, e come essa non fa rumore. Ecco, ora mi commuovo come al solito e combatto con il mio cuore, che contiene il pane del mondo e vorrebbe dare da mangiare a tutti quel qualcosa di impalpabile, di invisibile, che si trova nella speranza. Butto giù 5 carte per sapere che cosa farà il nuovo amore di quella ragazzina che con le lacrime che le scendono copiose sulle guance è venuta da me di nascosto col vestito della festa, quella mancata, quella sperata dal momento che quegli occhi sfuggenti hanno rincorso la sua gonna. Come se il vento le avesse portato quello sguardo, annullandone l'insidia e privilegiandone l'eccitazione, la smania, l'imbarazzo per essere vista. Vista per la prima volta. Io lo sapevo che le zone d'ombra della sua fantasia consolavano le sue notti. Ho quasi 60 anni e non me ne sono accorta. Il tempo è scivolato via, così come acqua tra le mani. Non ne ho trattenuto il flusso. Forse dovevo stringere le dita, così come si fa stringendo le gambe quando ti casca qualcosa dalla tavola. O tendendo la sottana, con quel gesto disinvolto e spontaneo delle donne di un tempo. Torniamo in cucina. Potrebbe essere troppo bello e allora non sopporterei la quotidianità di tutti quei cocci nel lavabo e tutti quegli oggetti da spostare dal tavolo almeno 3 volte al giorno in un'assurda routine. Beh, con il mio sogno non è cambiato niente, ma quel niente sa di profumo. Domani me ne compro uno nuovo. Domani sarà tutto diverso. Me lo sento. Domani. Thank you.